Un paese di onesti mercanti. Durante la nostra ultima ronda con Rudy, il sergente ci ha lasciato un'ultima importante lezione. Durante le notti ci sono delle oneste gilde di mercanti che è meglio lasciare lavorare e ottenere i loro pagamenti, così ha detto. Io ho fatto tesoro della lezione e ho pensato di approfondire le mie conoscenze ad Enafen, porgendo le mie scuse al magistrato Osanna e spiegandole che voglio aiutare a correggere alcune ingiustizie nella città, magari con l'aiuto dei famosi amici. Con Sebastian e Alexander abbiamo provato a smuovere un po' la situazione col capitano, la quale è sempre troppo occupata, e a studiare un po' il passato della contessa e di altri nobili tramite gli archivi della città. Abbiamo anche visitato il cimitero, ispirati dallo stemma di Denafen, ma non abbiamo trovato nulla di interessante. Che mortorio! Durante la nostra prima ronda da soli siamo stati avvicinati da una povera famiglia il cui padre e marito è scomparso. Interessante il fatto che fosse stato visto nervoso il pomeriggio prima della scomparsa e che nell'ultimo luogo in cui è stato osservato ci sia una barca sporca di sangue con un remo spezzato e delle artigliate. Vi ritrovate appunto al di fuori delle mura della città dove questo molo passa lì sotto. Bellissimo, Marco. È stupendo quel Appunto, parlando modello. di Nargol, me lo sono perso, lo È stavo dicendo, non la la. Le vedo. foto, ti mando le foto. Allora. E sostanzialmente vi trovate davanti a questa barca remi che ha tipo dei graffi e del sangue sopra, notate. Beh, direi che la. Ispezioniamola. Ispezioniamo. Passi i Ok, dadi. fate un test di percezione. Arrivo di Chi tre vuole dadi. fare? Chi vuole. Io Sono. voglio andare a ispezionarla. Vai, ispezionala. Meno due. No, no. Ho fatto 88. Meno 42. 4. Meno 4 però è doppio. Per me meno uno, ho fatto 42. Io meno due. Dopo questo mangerò del cioccolato, ve lo sto dicendo. Quanto hai fatto, Pais? Non ho capito. No, meglio che non te lo dico. Ok, tu Marco invece? Meno Però è due. doppio. Meno 2, ok. Ma niente, oltre a questa cosa qua non vedete nient'altro di particolare. Però sto mangiando lo stesso cioccolato. Però comunque sia, direi che come insegna una grande saga che non c'entra niente con Warhammer, ho un gran brutto presentimento. Beh, sono degli artigli, ma riusciamo a capire di che creatura potrebbero essere dalle nostre conoscenze di avventure passate o di Mi sa divinità? che col tiro di investigazione che abbiamo fatto è già tanto se abbiamo capito che è sangue e non ketchup. Beh, oddio, c'è da dire una cosa. Oddio, cioè, gli artigli ci Le sono. vostre avventure passate sicuramente non vi hanno mai permesso di vedere delle artigliate così grosse, perché sennò non sareste arrivati fino a qua. Beh, potremmo anche vincerla qualche battaglia, non è detto. Non lo so, Pais, cioè. Ok, aspetta, deve essere. Io dico che dico ai miei compagni, deve essere molto grosso questa creatura. Ah, io. Grossa di quello che di tutto ciò che abbia mai visto nelle mie avventure. Più che altro la cosa che a me lascia un attimo perplesso è che comunque sia, c'è al molo c'è gente, scusatemi, al magazzino c'è gente che lavora, alla taverna c'è gente che entra e esce. Quando potrebbe essere stata fatta questa cosa? È No. vero che magari è un po' più fuori vista, però cioè, io penso che se una persona dovesse essere squartata, magari urla. Dici, proviamo a interrogare qualcuno di queste persone qui al molo? Ci avrebbero detto qualcosa. Quando abbiamo parlato al magazzino, quando abbiamo parlato alla taverna, abbiamo detto: mi raccomando, se sapete qualcosa, diteci qualcosa. Oh mio Dio, l'altra sera effettivamente ho sentito un urlo angosciante, magari ce Può l'avrebbero anche darsi detto. che abbiano Un dettaglio paura. importante, ragazzi, la barca remi è legata al molo. Sì. Cazzo di pesci ci sono qua No, lo so che è legata al molo, è in acqua, però comunque sia non era così fuori dalla zona del molo, quindi la gente che passa c'è, giusto Umberto? O in un punto proprio che non si vede, non si Allora, sente un è fuori cacchio. dalle mura, quindi se non si va fuori dalle mura non lo vedi che questa barca, c'è un punto di Quindi attracco potrebbe non nascosto essere un da. posto trafficato. Quindi è nascosto e potrebbe anche essere che se qualcuno urla non lo sente.
No, se qualcuno urla sarebbe stato sentito da qualcheduno dentro. Il visto magari no, però Ok. c'è anche un discorso di orario e poi di luogo. Alexander, tu che sei il più agile fra noi, perché non ispezioni la barca? Perché ho già provato e ho fatto 88. Ma non ci sei salito. Come no? Certo ci siamo saliti. Ci siamo saliti, Umba. Io no. Io sono andato a vedere quando ho ispezionato, Sei se no che salito sulla cazzo dovevo barca? fare? Non ero salito sulla barca, io volevo salire No. sulla barca, Devi sì. dirmelo, No, sennò. devi dirlo. Voglio Abbiamo salire solo sulla guardata barca. dal molo. No, voglio, allora voglio andare a vedere da vicino. Allora è giusto che abbia tirato male, che da lontano è una barca. Voglio andare a vedere sulla barca. Ok, va bene. Se fai un outdoor survival, Pais. Outdoor survival. Io posso cominciare a scegliere la cima? È buono, perché mi devi fare i dispetti? Dai, è per tenerla, metti che succede qualcosa. 22 più 1 critico. Ok. Stasera giriamo a doppi stasera. Salendo sulla barca, praticamente vedi che ci sono dei piccoli pezzetti di corda tagliati in maniera brutale, però non tagliati da un coltello. Quindi qualcuno ha strappato le cime. No, non è una cima, è proprio una corda. Uno. Boh, li prendo. Così li faccio vedere ai miei compagni. Ne Ok. provo altro. Trovi che praticamente ci sono delle impronte nel sangue, nel senso ci sono impronte di piedi. Ne Piedi? Che puoi contare circa una decina. Umane, umane o più grande di umane? umane, Quindi qualcuno è salito qua su questa umane. barca. Scusami, una decina intendi di diverse oppure una decina di No, impronte? una decina di Una impronte, decina di voglio dire, 10 impronte. persone Ok. secondo me non ci stanno sulla barca. No, non ci stanno. Sembra che qualcuno sia già stato qui, ragazzi. Cosa hai trovato? Impronte di piedi. E queste gli faccio vedere le. Se non c'è altro, io scendo dalla barca. Scusate, ho una domanda relativa alla lore. Non mi ricordo. Gli Halfling di Warhammer Fantasy erano come gli hobbit che hanno paura delle barche dell'acqua oppure no? Non ricordo, mi sembra di no. Penso proprio di no, sai, No, no, no. Marco. È una domanda Perfetto, illecita, ma ci vado comunque a spulciare in ogni caso. perché No, questo ma dal cambia come mi background non rapporto con la barca. hanno. No, non ci sono restrizioni. Almeno che il gioco non dica qualcosa di diverso. Non, nel manuale non è scritto, Francesco, nel manuale non è scritto, stavo andando a controllare anch'io. Grazie, scusate, era solo un mio No, no, avuto dubbio. di background puro non hanno problemi Perfetto, perfetto. di questo tipo. Non c'è scritto niente riguardo a paure specifiche. L'unica Perfetto. peculiarità è loro andare d'accordo con gli ogre. Sto guardando se magari avevano aggiunto qualche cosa che magari non è proprio canonica, ma avevano aggiunto qua sul libro per dare qualcosa di più, ma non c'è nulla Mangiano come dei riguardo disperati. paure. Sì, mangiano Sì. tantissimo, sono molto bravi in cucina, ma non Sono degli hanno ottimi paura. cuochi. Sì. Alexander, cosa hai trovato oltre alle impronte? Non ho capito. Dei pezzetti di corda tagliata. Quindi Qualcuno è già come? venuto qui probabilmente a ripulire la scena. Corda tagliata. Allora, possono essere due cose. A me però preoccupa chi possa aver fatto questi segni. Questi segni, però sto pensando una cosa. Io stavo quasi pensando, ma se a questo punto qualcuno avesse legato il povero uomo e poi qualcuno avesse tentato di liberarlo, E perché lo avrebbe fatto? Io ho guardato, Umbe, ho guardato sotto in corrispondenza dei segni, se magari c'è qualcosa che galleggia, c'è qualcuno legato. In che senso c'è qualcuno legato? Se magari hanno immerso qualcuno nell'acqua, ce l'hanno lasciato, ci No, sta. non ci sono segni di questo tipo. Se qualcuno è stato annegato nell'acqua, buttato in acqua, non ci sono tracce perché non c'è nessuna effettiva corda che lo tiene legato alla barca, quindi sicuramente
il fiume l'ha portato via, se fosse caduto comunque in acqua. Otto, però devo dire che questa cosa mi tranquillizza molto. Perché? Perché i vampiri non usano corde. Che ne sai tu dei vampiri non usano corde? Sei troppe cose sui vampiri tu. No, ma ne so qualcuno sui paesielli. Alexander Van Helsing. Esatto. Altro che Von Manfred. In realtà Von Manfred è un nome di copertura. Eccolo lì. Vabbè, e quindi ragazzi, ora ci restano i docks da controllare, visto che qui c'è... Non ci sono sì. impronte sul molo che vanno di sangue che scendono dalla barca? No. Diciamo che... non ne vedete, però potrebbe benissimo sangue, essere di anche... sangue no, di sangue no, però magari delle impronte che possono essere più o meno della stessa misura di quelle che c'erano nel sangue. Fate un altro survival sul molo. Quello che stavo pensando è che se non ci sono impronte di sangue che tornano sul molo, vuol dire che o il sangue si è esaurito nella barca o sono scesi dall'altra parte quando c'era il sangue. Meno 3. Non è giornata. È un surviving? Un outdoor survival. Ok, proviamo. Devo farlo anch'io, Umbe. Niente. Provo a farlo anch'io. Non riesco a capire se 8 ha sonno o ha fame. Meno 4. Potrebbe essere entrambe, Marco. Esatto, potrebbe essere entrambe. No, aspetta, 0-8. Io ho un più 4. Ok, noti che ci sono delle tracce. Più 4! Noti che ci sono delle tracce di sangue anche sul molo, però si vede che sono probabilmente per la pioggia o per il fatto che per l'umidità del fiume erano quasi del tutto scomparse, ma tu riesci a vederle, riesci a notarle. Lo ci condivido sono... con i ragazzi. Sì, Marco, perché ho fatto 18 e outdoor survival si basa su intelligenza. E vedi che le tracce di sangue sono soltanto in direzione dalla barca verso la città. Potremmo seguire queste impronte, che ne dite? Vediamo se riusciamo a seguirle, sarà molto difficile, ma proviamoci. Piove, no? No, in questo momento no. Perché devi chiamare il disgrazio tu? È una domanda. Abbiamo una volta che abbiamo una pista, mi deve far piovere. È una domanda. Adesso vabbè. Si mette a urinare sulle impronte, giusto solo per farti perdere la pista. Per fastidio, esatto. Ok, in realtà... tu fra riesci a seguire le tracce fino a rientrati praticamente nelle mura della città e poi sicuramente si perdono nel senso certo. Che tra il traffico eccetera sì, non sì, sì. Ma beh, niente però costruire. Fin dove arriviamo? Arrivate fino a che quartiere arriviamo? No, arrivate praticamente all'interno delle mura e dove la banchina si attacca di fatto alla parte più alle mura. Sì, alle parti di terreno della città. Ok, magari non so se riusciamo a capirlo, se andava in direzione comunque della parte dei moli, se andava in direzione della parte comunque povera, se andava nella beh, parte... sì, perché è sempre in quella, cioè allora le tracce finiscono subito praticamente, perché okay. Appena la banchina di legno si attacca al terreno, quindi al vero e proprio terreno della città, quindi stiamo parlando di una quarantina di metri di molo che si okay. attaccano e arrivano si attaccano alla banchina della città, quindi di fatto okay. Siete nel quartiere dei docks, però non vi ha dato degli ulteriori indizi, siete arrivati praticamente nel posto da dove siete partiti, ma è l'unico modo per arrivare in città quello da quella banchina. Quindi non ci sono altre... Io adesso voglio fare anch'io il complottista modello paesiello e sto pensando a una serie di malattie che hanno fatto praticamente ammalare i governanti della città. Sto pensando a sparizioni di persone che magari possono anche essere messe come schiave, a degli artigli. Sto pensando agli scaven. Non lo sappiamo che esistono gli scaven.
No, no, sto parlando. Io lo so e ne ho una paura terrificante. No, no, ma io non so neanche cosa siano come otto, sto pensando come giocatore. È interessante la cosa, però allora questa magia del, diciamo, del tempo, perché è una cosa che è legata al tempo, questa magia, ci starebbe anche per le figure incappucciate che vanno in giro per la città, però che cosa che fare con la contessa, no. Coi sogni, con i sogni no, c'è esatto, il discorso dei sogni, c'è un vampiro. Questa magia ancora, minchia. Ma sei ancora sulla barca, posso slegare la cima? No, sono tornato sul molo. Ok. Bene, diciamo che si è fatto praticamente pomeriggio. Aspetta, è notte, noi siamo di turno. Avete fatto il turno di notte, ok? E avete speso un po' di tempo per chiedere informazioni, siete andati in giro, avete fatto la ronda e avete fatto anche le domande, siete andati prima a casa del tizio. Poi siete andati a casa, siete andati a vedere ai magazzini del lavoro e poi siete andati alla locanda del Sailor's Arm. Esatto, okay. Poi sarà quasi mattino. No, è quasi pomeriggio perché avete anche cercato, cioè voi siete stati in giro a cercare. Ma scusami, il nostro turno, quando comincia? È alle 8 di sera, siete svegli da un sacco di tempo. E non abbiamo dormito. Scusami, io ho sempre inteso che tutto quello che abbiamo fatto la scorsa volta era durante il nostro turno di notte. No. Voi avete cercato in lungo e largo tutti i doc. Mi posso mettere in un angolino a dormire? Ci avete messo un sacco di tempo. Voi considerate che i doc sono un'enorme zona della città, quindi voi siete andati in giro a cercare. Non avevo inteso questa cosa, Umbe. Ma in realtà anche in gioco è successa questa cosa. Non vi siete accorti che ci avete speso così tanto tempo? Quando ci si diverte, strano, ragazzi. Che abbiamo perso così tanto tempo senza. È strano il fatto che proprio in quella zona della città il tempo sia andato avanti così velocemente e senza che il cavaliere sia invecchiato stavolta. Sebastian, tu hai sentito qualcosa? È quasi pomeriggio praticamente, cioè sarà tipo l'una e mezza. Ma io non me lo ricordo questa cosa, io lo ricordavo. Ma l'unica cosa che ho sentito è delle voci improponibili sui vampiri, però a parte questo. Ah, hai detto anche tu sta cosa dei vampiri. A questo punto io vi dirò che quasi riposerei, se no questa notte schiattiamo al turno. Sì, concordo. E sapete, se fosse un turno modello... Questa cosa modello è strana, sergente, però concordo con Otto. Questa cosa è strana, avremo modo di parlarne e rifletterci meglio, ma un buon sonno ci aiuterà anche nel dormirci su, ci aiuterà a pensarci, sempre che il sonno non ci porti qualche consiglio extra. Perché se fosse un turno come di guardia come quello del sergente non ci sarebbero problemi, ma visto i pericoli che sono in giro, farsi cogliere impreparati quando si è stanchi. Sì, concordo. Sono d'accordo anch'io. Andiamo a dormire. Ma voi pensate che il tempo sia passato mentre che andiamo, torniamo verso i nostri posti di riposo? Ma voi pensate che questa cosa, che tempo sia passato così velocemente, è naturale, veramente non ce ne siamo accorti. Allora, per capire questa cosa faccio una domanda a Umbe. Otto, si ricorda di quando è sorto il sole? Sì, certo. Ok, no, allora secondo me ci siamo semplicemente persi noi. Avete cercato, cioè considerate che avete setacciato un quartiere intero della città cercando informazioni e cercando cose, cioè quando vi ho fatto cercare per il molo, voi avete fatto un tiro di dado, ma chiaramente avete speso delle ore per trovarlo. Non avevo capito questo, Umbe. Sì. Non avevo semplicemente capito questo. È così. No. Non c'è nulla di magico in ciò. Cioè, non mi devo imparanoiare, va bene. No, questa è una cosa normale. Troppo tardi ormai. Esatto, sì. È già partito. Ok. Ok, quindi tornate alla caserma e andate a dormire. Va bene. Ok, e ce l'avete due gocce di sonnifero? Vuoi sonnifero, Pais? No. Ma penso che saremo stanchi morti. Sì, sostanzialmente cadete in catalessia abbastanza rapidamente, non avete bisogno di grandi, diciamo, cose particolari per... E, vabbè, vi svegliate verso più o meno le 6 di pomeriggio. Sono male. Ok.
siamo pronti per un altro bellissimo turno. Mm-hmm. Però questa cosa dobbiamo capirla, Otto. Dobbiamo andare in... Beh, onestamente... Sarebbe cosa buona e giusta di andare a conoscere questi Dockers. Sì, si può intavolare qualche contrattazione. Allora, io vi dico, nonostante abbia assolutamente voglia di parlare con queste persone, abbiamo promesso a quella famiglia di capire che fine ha fatto lo scomparso. Secondo me lo scomparso non ha pagato il pedaggio. È una cosa che diceva anche il buon Sebastian. Però, boh, nel senso, se fosse stata una persona, è un conto. Ma tutte le persone che sono scomparse... Considerate che voi avete scoperto che anche delle guardie cittadine sono scomparse. Magari qualcuno ha ficcato il naso dove non doveva. Come noi. Come potremmo fare noi, ma noi saremmo migliori. Io vi pongo delle domande, poi datevi delle risposte. Questo potrebbe essere vero, ma allora perché degli le artigliate sulla barca? Punto. Io continuo, e soprattutto se fosse una cosa tra virgolette così normale come uno scambio tra onesti mercanti, tutti questi sogni che noi facciamo? Secondo me c'è qualcosa di più grande di noi all'opera in questo posto. Tra l'altro vi ricordo, amici, quello che ci disse il fantasma nella palude, la fantasma ragazza nella palude, di cercare nel suo passato e il suo futuro, e che fu rapita dalla notte. Anzi, aspetta che vado sul mio grimorio a leggere il testo originale. Sì, no, ma comunque... corretto quello che stai dicendo. Notte. È stata rapita dalla notte, tornate sui suoi passi per trovarla, cercate nel suo passato il suo futuro. Quindi dobbiamo tornare nel passato. L'unico motivo per cui dovevo parlare con i gentiluomini dei Docker sarebbe quello di comprare informazioni, se sanno qualcosa. Io andrei a vedere. Anche perché dovremmo capire se c'è stato qualcuno, qualche notabile che è stato rapito magari nel passato. C'è qualche episodio di qualche rapimento famoso in città, di qualche considerate come informazione di base, voi sapete che questa gente scomparsa è iniziata a scomparire circa 2 settimane fa, 3 settimane fa, più o meno. Quando è che sono andati via? Più o meno una settimana... No, aspetta, più o meno una settimana prima di quando siete stati ingaggiati e hanno iniziato a scomparire delle persone, ok? Esatto, quindi io suppongo che comunque i gentiluomini di Docker non ci siano soltanto da 3 settimane. No, esatto. Ma da quanto tempo è che non c'è... Ce l'avevamo detto quando sono arrestato, da quanto tempo c'è che non c'è... Gli Jungfreud sono andati via dalla città, proprio abbandonando tutto... 5-4 giorni prima rispetto al vostro arrivo in città, proprio abbandonato. Ah, era fresca! Sì, hanno abbandonato proprio la città. Vuoi vedere che adesso stai cercando di instaurare un nuovo regime? E quindi no, più che altro io. Un nuovo regime. Io adesso a questo punto, prima ho fatto un ragionamento ad alta voce, adesso come giocatore, adesso lo faccio come 8. Una famiglia potente che di colpo causa malattie e indebitamento è costretta ad abbandonare la città, a me non sempre e subito dopo no, occhio Marco, c'è l'informazione, il fatto di aver venduto il castello l'hanno venduto tanti anni fa, la magione perché si erano ammalati e si erano impoveriti. 4-5 giorni prima del vostro arrivo sono andati via dalla città, hanno abbandonato la città. Okay, adesso non ha più una guida, infatti. Esatto, però comunque sia Umbe, la cosa che pensa Otto è il fatto che... Ragazzi, vi ricordo anche che, scusami se ti interrompo Otto, il nostro avvocato, quello che ci ha salvato la vita, saranno altrimenti fino Osanna. Al massimo, esatto, ci ha fatto intendere che qualcuno di molto potente si era interessato ad aiutarci a finanziare il fatto che noi comunque finissimo dove siamo. E con Osanna non ci abbiamo più parlato. Come no? Ci ho parlato io.
ci ha parlato, diceva una cosa interessante, non ci aveva detto niente, ma l'avevi minacciata praticamente tu. No, non l'ho minacciata, l'ho incoraggiata. Ah, è vero, si ricorda. Eh sì, ho cercato di portarla dalla nostra parte. No, allora, facciamo una cosa. Intanto che i nostri personaggi mangiano prima del turno, vediamo un attimo di fare mente locale su quello che abbiamo a disposizione. Quello che dice Sebastian è corretto. Sostanzialmente dobbiamo cercare nel passato della contessa, e quindi dobbiamo trovare modo di capire qualcosa della storia della contessa. In secondo luogo abbiamo non solo delle spedizioni che sono avvenute, ma delle spedizioni che stanno avvenendo, quindi sostanzialmente in questi giorni continuano ad avvenire le spedizioni, come quella appunto del poveraccio che è scomparso. Sappiamo che questo poveraccio che è scomparso, da quello che ci hanno detto, aveva accettato una nuova offerta di lavoro. Ecco. Io onestamente penso che le due vie che abbiamo da questo punto di vista, su cui possiamo indagare, è capire come indagare sul passato della contessa, perché finora non abbiamo capito come indagare sul passato della contessa, e la seconda cosa, cercare di capire se a qualcuno in questi giorni sta venendo offerta una posizione nuova di lavoro, e capire che cos'è questa posizione di lavoro. Anche perché non ci fanno entrare a parlare, tornare un'altra volta nei docs. Anche perché nella maggiore non ci hanno ancora fatto entrare, c'è questa cosa che non ci stanno facendo avere il mandato, sta passando comunque del tempo, e dentro la maggiore sicuramente dove dovrebbero saperne di più riguardo alla contessa. E anche, non so, potremmo provare magari a cercare a farci dire, qualcuno dovrà fare la spesa, qualcuno dovrà lavare i panni, qualche servitore nella maggiore ci sarà, al di là del simpatico maggiordomo. Quindi qualcuno con la bocca più larga non è una cattiva idea. Ci appostiamo e vediamo, modifichiamo la nostra pattuglia. Il discorso è questo, sicuramente è una cosa che dobbiamo fare di giorno e non di notte, perché la spesa o le commissioni vanno a fare di giorno. Però potremmo anche farci indicare qualcuno che conosca alcuni dei servitori, quelli di più infimo livello, perché andranno a aprire da qualche parte, ci saranno delle guardie. L'unica cosa, attenzione, che potrebbero farlo in una parte più benestante della città rispetto a quello che siamo di Roma. Infatti dicevo, innanzitutto raccogliere informazioni su chi sono, dove possiamo trovarli tendenzialmente, senza dover magari metterci poi la luce di casa. Fare giorno e notte, non possiamo farci un giro per i docks anche questa notte, a vedere che succede domani. Iniziamo a monitorare la casa. Noi dobbiamo fare il giro per i docs, perché è il nostro lavoro, quindi... E appunto, visto che dobbiamo fare questo, ci muoviamo e senza dare nell'occhio magari iniziamo a fare qualche domanda un pochino più allora, mirata. Se esatto, cominciamo a fare... Io direi... Magari su questi nuovi lavori non mi dispiace. Allora, se vi va bene, l'idea sarebbe questa. Questa notte, mentre facciamo il nostro turno di guardia, proviamo a indagare sul discorso dei lavori, riposiamo e poi nel pomeriggio cerchiamo appunto di capire, di avere informazioni sui servitori di bassa leva della Magione. Potrebbe essere un ottimo piano? Sì, io ci sto. È il migliore che abbiamo al momento. Sì, anche secondo me è il migliore che abbiamo. Corretto. Quindi se sei tu in comando, finché non muore non ne troviamo uno migliore. Chi in comando? Che? Ce l'ha con te la sta tirando. Io sono solo un onesto mercante. Conta come un benvenuti a bordo questa cosa. No! Ok, quindi qual è la vostra prima azione? Dopo aver mangiato, cominciamo il nostro turno di guardia. Ok, quindi pattugliate normalmente o volete fare qualcosa di specifico? Allora, pattugliamo normalmente, ma nel frattempo se troviamo in giro qualcuno, chiediamo come informazione... tramite gossip se si è sentito voci di qualcuno che offre dei lavori. Ok. Diciamo che abbiamo sentito in giro che c'è qualche lavoro ben retribuito. Quindi con la bocca per uomini che sanno cogliere un'opportunità. Comunque fate un test di gossip, allora vediamo se riuscite a ricavare qualche informazione aggiuntiva. Ado che ce l'ho alto, e in più avendo Gregarious ho anche la possibilità di ritirarlo alla grande.
fortunatamente, perché il primo era un 96. Non bene. Vediamo. Con non più 3. Dov'è il gossip? Nelle abilità. Fellowship. Fellowship. Sì, ma no, ce l'ho buono, c'ho 40. Vai, Pais. Fellowship. Più 0. Ottimo. Più 0. Io più 3. Io ho fatto 79 su 37. Ok, vabbè, Sebastian viene guardato malissimo dalla gente del posto, sì, quando prova ad approcciarsi. Probabilmente ho scorreggiato appena mi sono avvicinato. Probabile. Comunque, hai mangiato troppo aglio. Ale, tu praticamente vieni, ti fermi appena trovi una bella donzella, ti fermi a parlare con lei. E lei ti racconta tutta la storia della sua vita piangendo e appoggiando la sua testa sulla tua spalla. E nonostante tu ovviamente abbia, tra virgolette, capito tutti i suoi problemi, alla fine lei ti abbandona lì, dicendoti che per il momento è uscita da una relazione troppo difficile, non può... una storia di 3 anni con un tipo. Sì, e non può assolutamente adesso concentrarsi su un'altra storia. Ma almeno l'hanno rapito, il tuo ex è sparito da qualche parte, sappiamo qualche... cioè, sei uscita perché l'hanno rapito o perché... No, lei ti dice tutto a posto, il mio ex è... Però ti dice che se vuoi è disponibile una fantastica storia di amicizia. Esatto. Mentre il buon Marco, il nostro Otto, riesce, tra virgolette, a superare, diciamo, l'omertà di alcuni dockers e riesce a scoprire che effettivamente... c'è modo di mettersi in contatto con alcuni, diciamo, alcune persone per ottenere un lavoro extra molto remunerativo. Ok, ovviamente, però ti dicono, ovviamente, però, insomma, non dovrai farne parola con i tuoi amici della guardia, assolutamente, mi raccomando. No, onestamente non sono interessato a spartire. E non ti consiglio neanche di vestire questa divisa. Ok, ti dà un punto di incontro in un magazzino presso, diciamo, il molo. Di notte o di giorno il punto di incontro? Di notte. Questo è un problema. Perché? Non ci possiamo andare prima di una settimana, noi ci siamo in... turni poi dopo. Perché è un problema? Perché ci terrei a fare il lavoro comunque, se no finiamo... C'è qualcuno che ci può disturbare durante la ronda, tipo delle guardie? No, siamo noi, possiamo cambiare. Ma però ci dobbiamo portare il cambio, non ci possiamo andare con la maglia... Qual è il problema? Il capitano non mi sembra uno sprovveduto. Secondo me, se qualcuno non fa il suo lavoro, lo sa. Io non la rischierei. Dice. E anche Rudy è più furbo di quanto sembra. Dobbiamo solo aspettare una settimana. Però, visto che la cosa fa parte delle indagini. Delle indagini che nessuno ci ha dato. Certo. Anzi, di cui ci hanno anche detto di farci i catti nostri da un certo punto di vista. Oppure possiamo fare una cosa, andiamo col doppio cambio. No, ma mi sta bene, però comunque siete in quel momento tu non stai facendo il lavoro. Ok, come no? Se minimo, c'è un'emergenza, se la zona è la stessa, c'è stata un'emergenza, la guardia deve intervenire. Siamo moralmente, legalmente, okay, e certamente senza la divisa, facendo una cosa che non ci è stata detta, non va bene. Anche in borghese, uno è nella milizia per sempre, almeno finché non finisce questa sentenza del piccolo. No, attenzione, se come dici tu, aspettiamo una settimana, lo facciamo. Se non aspettiamo una settimana, è un problema, questo sto dicendo. Aspettiamo una settimana e seguiamo l'altro filone. Però io inizierei a passare, inizierei a capire dov'è questo posto. Possiamo, durante il nostro turno di guardia, appostarci... Tanto nessuno ha intuito chi siamo, nessuno ha dato il nostro nome. Passeggiamo, capiamo il posto dov'è. Ecco, questa sì è una cosa che possiamo fare. Possiamo avvicinarci al punto come se stessimo facendo appunto il nostro turno di guardia. Quando nessuno, siamo sicuri che nessuno ci vede, ci appostiamo nascosti e teniamo d'occhio la zona. Quello lo possiamo fare.
vediamo che succede, vediamo chi c'è. Lo facciamo questa notte? Abbiamo tempo per fare questa notte la cosa, oppure dobbiamo farla la prossima notte, Umbe? In realtà potete già farlo stanotte, volendo. Possiamo provare a fare questa cosa. Sebastian, cosa dici? Facciamola. Ok. Ok, Umbe, ci avviciniamo come se stessimo facendo la nostra solita ronda. Iniziamo ad avvicinarci e vediamo che succede. Esatto, com'è la zona? Allora, la zona sembra malfamata. Ah, sì, okay, sì, chiaramente, ma sembra piuttosto abbandonata. È un magazzino di un dock piuttosto abbandonato. Vedete che non c'è niente, non ci sono locande, non ci sono abitazioni in questo posto. Sembra proprio una zona disabitata della città. Quindi in giro non c'è molta gente, giusto? Praticamente ne anima viva non c'è. Se buttiamo un occhio, vediamo magari... noi passiamo davanti a quell'edificio come se stessimo girando. Se diamo un'occhiata, vediamo magari qualcuno di nascosto, qualcuno da dentro che guarda fuori. Potete fare un test di percezione per questo, per notare se c'è qualcuno che vi sta seguendo, osservando, cose del genere. Meno due. Fammi vedere. Aspetta. 6, 73, meno 3, niente. 72, quindi okay. Addirittura meno 4, scusi. Ok, no, direi di no. Ok, siamo le guardie più attente di tutto l'Uberstrike. Io ho fatto 36. Hai fatto 36, ok. Quindi, totale? È sempre perception, vero? Sì. Allora è 0. Cosa vedono i tuoi occhi da elfo, mago? Non avete presentimento che qualcuno vi stia guardando. Ok, allora provo un attimo a nascondermi da qualche parte e tenere d'occhio l'edificio per vedere se qualcuno entra. Ma allora, vi appostate per una circa mezz'ora, 40 minuti e non sembra entrare nessuno. Né uscire, ovviamente. Otto, non ha senso secondo me andare a vedere adesso. Anche se sarebbe interessante buttare l'occhio. Sarebbe interessante, ma con la divisa addosso andiamo a ficcare il naso in una cosa che ci è stato detto di non fare, come ci ha insegnato. E io non sono sicuro di garantire la vostra sicurezza. La nostra sicurezza, direi che per tutto quello che vogliamo andare a fare, non è garantita in generale. Però no, il discorso proprio è che Rudy ci ha detto di stare alla larga dalle cose che non sono di nostra competenza, molto, molto diciamo in maniera simpatica, ma ce l'ha fatto capire molte volte. E, niente, continuiamo la nostra ronda, Umbe, qui ci torniamo. Ok, va bene. Niente, la vostra ronda diciamo che va avanti abbastanza tranquillamente e di fatto non succede nulla di particolare questa notte. Vedete che non c'è niente di particolare da fare, se non appunto magari qualche ubriaco, ma che semplicemente che passando e dicendogli insomma di smetterla si gli ubriachi non riusciamo a sentire niente, che non hanno filtri, non riusciamo a... No, poi in realtà non vi danno nessuna informazione particolare, nel senso che sono insomma persone normali, quindi non intrecciate in nessun tipo di particolare schema o cose criminali, sono semplicemente dei dockers ubriachi che... No, ma magari hanno visto, hanno lì. Sentito, hanno perso qualcuno, non capisco, cioè magari qualcuno spiffera, capito? Ma le informazioni di questo tipo le avete già ricevute tutte, nel senso avete un elenco di persone scomparse, ce l'avete già, vi è stato già dato, l'avete già trovato comunque questo elenco di persone. Lo stiamo compilando e tenendo aggiornato praticamente. Sì, sì, cioè sapete benissimo cosa sta succedendo. E quindi diciamo la vostra ronda notturna finisce bene, diciamo, no? Sì, non ci attardiamo, nel arriva la mattina e avete finito il vostro turno senza particolari emozioni o strane cose accadute. Ragazzi, io direi sonno veloce, andiamo a vedere alla villa di la contessa.
Sì. Alla villa? No, volevamo chiedere prima in città se qualcuno conosceva i membri del, cioè, dello staff. Io mi apposterei anche in quella zona lì, magari li vediamo. Potremmo dividerci? No. Va bene. Perché ho sentito un no? Tutti i giochi di ruolo se ci dividiamo moriamo. Ma non è vero, non è un film horror. Ogni volta che ho giocato con Umber mi sono fatto cazzi miei e sono morto, quindi. Dai, dai, su, tutti a posto, noi andiamo a chiedere informazioni. Quindi, vabbè. Sei quello che l'ha proposto. Ok, quindi cosa, come vi dividete? Sono veloce, io e Otto andiamo a chiedere informazioni in giro. Sì. Poi che capiamo anche magari qualche taverna vicino. Non so se ti viene in mente qualcosa di meglio, Otto. No, e... io sulle taverne e magari da qualche mercante. Esatto. E invece il buon Alexander lo mettiamo con vestito da spaventapasseri, o sceglierà lui cosa preferisce, appostato sulla strada a seguire le eventuali fanciulle che escono dalla magione. Ok. Va bene. E mentre Ale si dirige verso la magione di la magione Longfellow sulla collina. Sì. No, no. Scivola e muore. Incontra un vampiro. Hai ragione, che appena scivola muore. Sei sparato al gruppo. E, in sostanza, voi vi recate, diciamo, nella zona più centrale della città e cominciate a chiedere informazioni su eventuali, diciamo, personaggi che vivono all'interno della magione tuttora. Potete fare un test di gossip anche qua per vedere, insomma, com'è l'interazione tra le, diciamo, anch'io? Persone. No, tu Pais sei davanti alla porta della magione. Ero davanti alla porta. Sono lì, faccio un po' i fatti miei. Io ho fatto 51 su 37. Sto migliorando, però sono sotto il 70. È un più 4. Meno male che ci sei tu. No, meno male che ho Gregarious. Allora, quindi meno male che ci sei tu che hai Gregarious. Voi sapete che le persone, diciamo, riuscite a raccogliere informazioni su, particolarmente su due persone che abitano e sono al servizio, che abitano nella magione e sono al servizio della contessa. Una è Caroline, che è la cuoca di Longfellow e viene spesso a comprare frutta e verdura, così come carne e cibo per far da mangiare. Ehi. E l'altro invece è Ludlow. Ludlow è il maggiordomo della contessa. L'abbiamo conosciuto. E di lui praticamente, mentre di Caroline vi dicono che è una persona molto espansiva, sempre abbastanza sorridente e molto aperta a chiacchiere, Ludlow invece è un tipo un po' strano, nel senso che non parla mai con nessuno e quando viene giù in città solitamente lo fa per comprarsi dei libri piuttosto vecchi. Ed è questo è il necromante è più paranoico di... ed è, diciamo, un uomo molto discreto, una persona che parla veramente pochissimo con gli altri. Si diciamo viene preferisce la compagnia dei morti. No vai, con questo però potrei parlarci io, no? Potrei trovare. È un uomo molto riservato ed è un uomo molto acculturato, perché appunto va sempre a cercare libri antichi e cose del genere. Non viene più tanto spesso in città da quando la contessa è scomparsa. Sappiamo dove compra libri? Se c'è un posto in particolare o che so, gira al mercato? No, semplicemente gira nei vari posti dove vendono libri della città per comprare le rarità. Che a questo punto della nostra permanenza in città più o meno conosceremo anche noi indicativamente. Sì, sì, più o meno sapete dove sono i vari negozi di libri. Ok, se vuoi parlare tu con lui, io provo a parlare. Sempre che lo incontri, ovviamente, però sì, se riusciamo a mettere...
Allora, il maggiordomo lo conosciamo, la cuoca riusciamo a farcela descrivere? Sì, è una donna piuttosto corpulenta, con l'accento piuttosto pesante e marcato da Reikland. È bionda, sulla cinquantina circa, ed è appunto, ha un bel nasone a patata e si contraddistingue per la sua diciamo espansività e serenità. Ok, a questo punto direi che faccio un giro per i luoghi qui, hanno detto che di solito va a fare la spesa, la vedo, la incontro durante il resto della giornata prima del lavoro? No. Perfetto. No. Sebastian ha più fortuna? Sebastian in realtà, girando per i negozi di libri, gli viene detto che Ludlow sostanzialmente è un cliente fino a 2 settimane fa abbastanza abitudinario, nel senso che si presenta sempre in specifici momenti della giornata, ovvero nel tardo pomeriggio, prima della chiusura del negozio. Tendenzialmente si presenta sempre più o meno alla chiusura delle varie botteghe e compra sempre dei libri molto storici, molto vecchi, storici libri dell'impero o su terre limitrofe. Che cacchio se ne fa un maggiordomo dei libri vecchi dell'impero? Tu Pais cosa fai alle porte della Magione? Io aspetto. Guardo se c'è qualcuno che passa, chiedo informazioni, se conoscono la storia della contessa, se... Per tutto il tempo che sei lì non passa nessuno. Nessuno esce? Nessuno esce e nessuno entra dal portone principale della Magione. Ah, io sono in divisa. Sì? E così... Se qualcuno mi chiede, sto facendo una ronda e posso andare. Vorrei provare, Umbe, a creare un piccolo animale. Sì? Che tipo di animale? Corvo. Un corvo. Ok. Ok, 46, quindi va bene. Ok, non sei diventato una progenie, questa è una cosa buona. Però per adesso no. Gli chiedo di prendere il volo e di essere i miei occhi. Ok. In questa ricerca. Va bene. Vedi che il corvo svolacchia sopra le vostre teste e osserva dall'alto la città. Tu stai aspettando da tempo immemore davanti alla Magione, ma nessuno entra o esce. Questi non mangiano. Aspetta, me lo vedo mimetizzato da cespuglio. No, io sono in giro, vado avanti, indietro. No, la mia fantasia è stupida, no? È come la guardia quella di... presente Robin Hood, quello della Disney. Esatto, uomini in calzamaglia. No, non uomini in calzamaglia, quello disegnato, che ci sono le guardie corvo che fanno tutto va bene! E Luna, tonto è... Io invece stavo pensando seriamente a Bello Sguardo. Bravo, Francesco. Comunque... Il corvo ritorna a te e ti dice che, a parte il buon cavaliere Alexander von Manfred che fa la vedetta davanti alla porta della Magione, non c'è nulla di strano in questo momento. Riferisco al mio compagno Otto. Io racconto che non ho trovato nulla, non ho incontrato la cuoca, proverò nei prossimi giorni ancora a cercarla. Va bene. Io aspetto i miei compagni, ma... Ti riferisco anche quanto ho appreso
riguardo al maggiordomo, il fatto che sia abbastanza abitudinario, quindi verso la chiusura dei negozi, fino a 2 settimane fa pare fosse un cliente molto abitudinario, tutti i suoi spostamenti. Ma dopo 2 settimane fa non abbiamo chiesto perché non viene più. Perché lo sanno loro, perché non viene più, se non l'hanno più visto. Ma perché non viene più in nessun negozio? Non lo so. Ma perché il tuo cliente magari, non è più venuto? Non è venuto? Insomma, io l'avrei chiesto. Quindi ragazzi, recuperiamo anche il cavaliere o aspettiamo ancora? Io vi avevo detto che andavo lì. Recuperiamo anche il cavaliere. Ok, prendi. E lo trovate, diciamo, snervato davanti alla porta. Ma perché non mangiate? No, dico, quanto tempo è passato da quando sono lì ad aspettare? Almeno un paio d'ore. Cioè, in un paio d'ore non è uscito nessuno. No, nessuno. Un paio d'ore ci può anche stare, però. Gli dico, è il caso di aspettare ancora un po'? Ok, a questo punto direi che mangiamo e andiamo a fare il nostro turno di guardia. Ok, cosa facciamo? Allora, noi abbiamo una traccia che porta a quello. Quanti giorni abbiamo ancora di guardia di notte, Umbe? Questo è l'ultimo. Ah, ok. Dopo ne avete altri, avete una settimana di ronda di giorno. Ok, cosa facciamo? Questa notte facciamo la nostra ronda tranquilla e domani notte proviamo a... Io direi di fare la stessa cosa che abbiamo fatto ieri sera, di appostarci, stare lì nella zona e vedere se c'è movimento. L'unica cosa è che, ripeto, se non facciamo il nostro lavoro e qualcuno se ne accorge, sono cazzi. Io direi una cosa... Ma se facessimo turno ad appostarci? Solo fare anche così. Va bene. Quindi vi separate? Ci teniamo... Sì, comunque non siamo davanti, cioè ci teniamo lontani dal posto. Teniamo d'occhio la... Non ci perdiamo di vista. Più o meno. Ok. Però, se gli altri due continuano a fare la ronda, vi perdete di vista, perché comunque i doc sono grossi come quartiere. Sì, saremo costretti a perderci di vista. Quello che intendevo comunque è che non è che ci nascondiamo dietro un barile davanti all'ingresso del posto. No, ok. Va bene, chi fa il primo turno allora di appostamento e chi inizia la... Vado io, primo turno lo faccio io. Ok. Va bene, tu, Otto e il buon Alexander invece vanno a fare la pattuglia e tu ti metti, quando dura il nostro turno? Dalle 8 alle 8. Gli 8 sono 12 ore. No, un po' di meno, 8-6. 8-6, sono 10 ore. Gli diamo il cambio fra 3 ore. Ok. Per 3 ore sei da solo. Ok. Voi girate per la zona dei dock. Fra, devi fare un test di stealth per nasconderti bene. Ok. Suggeriti. Non so se è ironico o siamo spacciati. Ma non lo so, ho fatto 101. Non puoi aver fatto 101, Paolo. Hai fatto 1, Fra. Non può essere 101. Scusate, zero, mi ha emozionato il doppio zero, era un po' che non lo vedevo. E allora sei una cazzo di ombra, praticamente. Più 2. Ho 27. Ok, comunque più 2. Ok, diciamo che per le tue 3 ore non noti nulla, non sembra entrare e uscire nessuno. Dopo passate le 3 ore, chi è che gli va a dare il cambio? Faccio io. E tu? Fai il test di stealth. Devi fare la mia stealth. Tu che si tira stealth? Stealth agility. No. Ah no, agility, sì, 31. Agility stealth. Sì, scusami, agility. Meno 1. Perfetto. Perfetto, mica tanto. Fai, mi fai un test di percezione? Aia. Perception. Ci siamo giocati l'aspirante cavaliere. Uso un punto, quello che si usa per ripetere. Fortuna.
fortuna, uso un punto fortuna e lo ripeto. I punti fortuna, vabbè, ma i punti fatto quando li usate li togliete. No, i fortuna. E i fortuna 4. Si rifanno il giorno dopo. No, si fanno la sessione successiva. Alla sessione 6, sì, guarda me il giorno dopo. Ho capito, io ne ho tre, ancora ne ho tre. Penso che tenesse quello, esatto. Vai, ritira. Ho tirato più 4. Più 4, quanto hai fatto? 9. Madonna. 9. 9, okay. C'ho 40. Ok, praticamente ti accorgi che c'è un tizio praticamente che sta si sta avvicinando da dietro a te. Oh, cacchio. Dietro. E lo senti proprio leggerissimi passi sul terreno dietro di te, ti volti e lo vedi che praticamente ha in mano una sorta di bastone. Ok, io sguaino la spada e gli dico, io non lo farei se fossi in te. Ahia. E lui ti attacca. Così? Eh sì. Meno male che ho sguainato la spada, hai visto? Ti ha capito, poi geni del male, uno c'ha la spada per prendere la bastonate. Vai Pais, devi fare un test di melee. Subito. Adesso vediamo, minchia Bruce Lee col bastone. Più 2. Più 2? Ok, allora il tizio col bastone ti manca, ok? Ha provato a darti un colpo sulla gamba destra, però ti manca, riesci a schivare il colpo. Puoi provare a colpirlo. Ok, io però vorrei colpirlo senza ucciderlo, cioè gli vorrei tirare una botta in testa con la parte dietro della spada. Hai delle penalità, a colpirlo. Tira. Aspetta, questo è... No, io c'ho un miri cavallero. Hai anche un vantaggio, Pais, perché sei... miri normale, quindi... Ok. Cos'è, mischia base? Mm-hmm. Sì. Più 3. Ok, hai una penalità di meno 20, però. Usti. Quindi hai fatto più 1. Più 3, meno 20, più 1, ok. Ok, in questo caso non lo prendi. Lui guadagna un vantaggio in questo caso e tu perdi. Perché c'ho una penalità di meno 2? Perché hai tentato di beccarlo senza fargli male. Prometto di beccarlo prima, poi di pensarci dopo. Lui ti attacca ovviamente, prova ad attaccarti. 8, andiamo a bere qualcosa? Quanto hai fatto? Aspetta che sto bevendo anch'io. Quanto hai fatto, Pais? Ho fatto 0. Ok, lui ti becca. Possiamo mettere la telecamera sui dadi? Lui ti becca e ti fa... ti colpisce... col bastone. Sì, col bastone ti colpisce. E ha fatto... Ti colpisce la testa. C'ho l'elmo. ti colpisce la testa e ti fa... Ma non ce l'ho l'elmo, scherzavo. Tu hai fatto più 1 o più 0? Più 0. Okay. Fa 32 danni. Ti fa 10 danni. 10 danni? Madonna. Sì. Togli la toughness, saranno 7. Più se ha l'elmo, anche l'elmo. Non ce l'ho l'elmo. Ah, ok, allora. Non ce l'ho l'elmo. Sette danni? Ti fa 7 danni. Quanto hai di toughness? Non ho fatto a farmi 7 danni. Aspetta, quanto hai di toughness tu? Ho 33. Allora sono 7 danni. Sì. Ci ho messo lo scudo, però. C'ho lo scudo. No. E non l'hai detto prima. Non l'hai detto prima. È sempre detto in... No, devi dirlo. Devi dirlo. Devi dirlo prima, Pais, che usi lo scudo. Minchia, ma dimezzato. Tocca a te. Tocca a te, Pais, provare a colpirlo. Sì, ma cerca di non fargli troppo male. No, gli faccio male. Arrenditi, non vedi come stai perdendo sangue? Prova a intimidirlo. Minchia, 6 ho fatto, più 4. Ok. Devo avere la telecamera sui dadi, per favore. Lo colpisci. Lo colpisci. Vederlo. Hai fatto 6? No, lascialo stare. Va bene, Pais, ti crediamo. Hai fatto più 6? No, quanto hai fatto? Più in totale ho quanto fatto hai fatto? 6. Sì, lo colpisci al corpo, dai un colpo di spada. Tu però lo vuoi colpire senza fargli del male. Moderatamente male, glielo voglio fare anch'io. Ok, hai un meno 20 allora, se non lo vuoi ammazzare. Perché stai cercando non lo vorrei ammazzare. Esatto, quindi è un meno 20. Allora, hai meno 20, ok, alla prova, quindi hai fatto... Ho fatto più 2, quindi. Più 2. Ok, l'hai colpito e hai come bonus di successo più 4.
Quindi fai più 4 più l'arma più la tua forza. Allora, 4 più 4 di 7 più 4, 11. Ok. Lo colpisci, le presente, gli hai aperto una ferita sul fianco della, del corpo e sta perdendo molto sangue a causa del taglio. Lui ovviamente gli punto, gli punto la spada, ecco, se vuoi anche lo scudo in mano, io starei fermo lì se fossi. Lui ti mena. Ma parla, questo si muove, dice qualcosa, posso intimorirlo? Ogni tanto fa. Poi, no, non fa così. No, non fa così. Non fa così, 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 non fa così. Non mettiamo in testa a Paesello cose strane che dopo che poi esplode. Allora, il tipo ovviamente coraggioso del mondo, proprio. Incazzato nero perché l'hai ferito al fianco, prova a colpirti ancora più forte. Ecco. Aia, meno uno. Ok. Dimmi che non mi ha preso. Ti ha colpito, Pais. Ti colpisce. Però metto lo scudo. L'avevi detto, questa volta l'avevi detto prima, perché hai detto preparo anche lo scudo, quindi ci sta. Allora, lui, tu hai fatto meno uno? Fatto giusto? Meno uno, sì. Ok, allora ti fa 7 danni al braccio sinistro. Ah, vabbè, 7 danni è fatto. Ti dà una botta sul braccio sinistro. Puoi togliere lo scudo solo. La toughness. No, io tolgo 2 di scudo, 1 di armatura e 3 di toughness. Ah, sul braccio. Ah, perché sul c'è braccio, anche l'armatura sul braccio. Sì, ce l'ho anche sulle braccia. Ho 3 okay. Su body e 2 sulle braccia. E 1 sulle armi. Sulle... Ok, dai, va bene. Ok, e quindi Paise quanti danni subisci? Un danno solo. Ok, puoi provare ad attaccarlo. 15 meno 7 fa 8. Ok. Sono a 7 danni. Vai. Attaccalo. Faccio del cazzo, però non posso prendere bastonate così da te ne ha fatti 8 in totale. Ho capito. Io provo a picchiare. Non ho il vantaggio? No, non ce l'hai perché ti ha colpito. No, ma dato ho fatto 81. Lo posso ritirare, uso l'altro punto fortuna. Vai. Io sarei per la difesa il punto di vista. Ricordati fortuna, che tu hai dichiarato che non lo vuoi colpire, quindi mantieni sempre la penalità di meno 20, cioè che non lo vuoi uccidere, diciamo. Sì, non vorrei ucciderlo. Faccio più 0, però è doppio, faccio 44. Ok, il problema è che non lo riesce a colpire, ok? Però, diciamo, la cosa buona è che ti metti in una buona posizione, quindi riesci comunque a mantenere, a ottenere un vantaggio. Magnanimo. Il tizio ti prova a picchiare, ovviamente, ancora più arrabbiato, e la cosa più brutta di tutto ciò è che noti che sta arrivando un altro tizio ad aiutarlo. Questo è armato questo è armato con una spada. Scappa! Aia. Ho capito, in uno contro uno non riesco a... Sono della guardia cittadina. Qualcosa! Prova a dire qualcosa. Vai, Pais. Io l'ho provato, gli ho detto 2 volte, questo non mi sta sentendo. Sì, ma non di minacciarli, prova a dire un altro approccio. Se no scappa. Pais, ti attacca. Ok. Tira. Uso il vantaggio. Ok, mi sembra giusto. Perché se vinco ne ottengo un altro, giusto? Sì, certo. Se vinci, però. Ho fatto 44 di nuovo, quindi più 1. Sì, però. 44 hai fatto sui dadi, giusto? Sì, ho fatto 44 sui dadi, che su 45 di cosa. Però col meno 20 diventa... No, questo non c'entra niente. Questo mi sto difendendo. Più 1 perché ci ho messo il vantaggio. Quindi bravissimo. Quindi doppio. Hai fatto più 1 e doppio. Perfetto. Lui ti riesce comunque a colpire, ok? Però tu, difendendoti, ok, riesci a causargli una ferita sul braccio destro, piuttosto dolorosa, ok? E dopo ti dico cosa gli fai. Lui riesce a farti 7 danni, ok? Sul braccio destro. Vabbè, 0. È un danno solo. Ok. Sono a 6 feriti. Quindi sono 9 danni. 9 danni. Però tu gli hai fatto un danno critico, perché hai fatto un critico in difesa. Okay. E adesso ti dico cosa gli hai fatto. Allora, gli hai fatto... Io gli dico, ma cosa diavolo volete da me? Un
un diciamo facile da sentire crack risuona quando colpisci il braccio del tuo avversario. L'ho spezzato il braccio. Sì, e praticamente deve lui praticamente Se non aveva un cracker sotto la manica, il braccio cadeva. Praticamente diciamo che lo vedi che è molto sofferente per colpa di questa cosa e vedi che sta un po' barcollando dal dolore. Io dico basta, gli dico basta così. Sembra un po' intontito. Scappa! Il problema è che allora lui dice così e vedi che lui barcollando arretra, ok? Il problema è che arriva l'altro che ti attacca. Io all'altro, no, all'altro gli dico, prima che questo incominciare, io sono parato dietro lo scudo. Porta a casa il tuo amico. Nessuno vuole farsi del male qui stasera. E lui ti attacca, è urgente. Parla, vedi, non rispondono. Dipende cosa dici tu, io non ti posso aiutare però. Capito? Se non dici. Lui ruggendo ti attacca. Ruggendo addirittura, capito? Ok, vai Pais. Io ho il vantaggio, Merda, giusto? che No. botte. Sì. E se ne stanno Sì, andando di santa giusto. ragione, lo lasciamo da solo un attimo, questo è quello che Oh, non succede. lo puoi lasciare solo un Uso il attimo. mio terzo punto fortuna. Ma Più mi sento in colpa perché è un'idea mia, poi non fa niente. 4. Più Già col 4. bonus. Più Ho fatto 4. 14. Ok. E sarebbe più 3 più 4 col vantaggio. Ok, il problema è che lui ti ha colpito. Ma che cazzo ha fatto? Scusa, ti tiro un contrapposto? È un test contrapposto. È un tiro contrapposto, Pais. Ho capito, vuol Quindi. dire che c'ha più 5? E Eh sì. 50, c'ha più di me di combattimento. Ti colpisce praticamente al braccio, alla gamba destra. Aia. Alla gamba destra ti colpisce con una spadata e ti causa un taglio che Ci sanguina. metto sempre lo scudo, Sempre lo scudo. Lui ti ha fatto 7 danni. Sette danni, Sulla quindi è. gamba destra, eh. Sono 3, 4, 5. E 2 danni riprendo. Quindi vai a 10 danni. Vado a Anzi, 10 danni, 11. ho 5 ferite. No, 11 danni. 11, 4 ferite. Ok, Pais, puoi provare a rispondere. Voi Io ragazzi lo. Scappa! state facendo la ronda e potete fare un test di percezione. Perché non serve? Ok. Meno Proviamo. 4. Perché vi state avvicinando alla zona per dargli il cambio, quindi Meno 2. tendenzialmente. Ok, Meno niente, non 4. sentite niente. Va bene, voi siete ignari di tutto. Fatto pena stasera. Io ho fatto 52, cos'è, 30 di Non ho perception. vantaggio, giusto, Umbe? No, perché ti ha colpito e ti ha ferito, quindi non puoi Più avere 2 vantaggi. Più allora. Più 2. 2, ok. Questo che è armato. Posso far male anche per uccidere, Ok, essendo il beh, mago. l'altro aveva un bastone comunque, che non Ma fosse non è armato. morto comunque, sempre lì, eh. Ok. Scappa, le disingaggiati e scappa. Ok, Usa il vantaggio per hai andare fatto più via. Più 2? due. Ok, quindi hai fatto 5 in totale di differenza. Hai Usa il vantaggio per andare via. fatto 5 di differenza, Pais, quindi sommare 5 alla tua spada e alla tua forza. Perfetto. E io ho 7, 7 più 5, 12. 5, 12. Ok, quindi va bene, gli hai fatto un bel po' di danni anche a lui. Ma non cadono, non ci si fanno niente, gli rotto No, la mano. gli hai fatto male. Tra l'altro, tu E ancora cosa hai insiste. fatto di tiro? Cosa? 27. 27. Ok, quindi significa che l'hai preso al corpo, gli hai praticamente anche lì aperto uno squarcio sul petto. Ok, lui continua ad attaccarti, sempre molto molto Non mi incazzato. costringete, non mi costringete, non mi costringete perché prima va ammazzo e poi va arresto. Lui ti attacca. E porca boia, Paised, cosa fai tu? Tira. Boia Io metto lo scudo. di un Questa non saprà Giuda. leggere né scrivere. Metti i piedi alle ali e girati e scappa. Ma non signor, non si, io sono un L'altro cavaliere. tizio è svenuto, Non eh. sei un cavaliere, sei uno stalliere ancora. Più Pais, devi zero. diventarlo, se lo devi L'altro sopravvivere. Più tizio è zero. È svenuto svenuto. comunque, sì. Più Più zero. zero, merda, Pais. Questa ti fa E non posso malissimo. ritirare, Umbe, non posso più Questa ritirare. fa ti fa malissimo. Allora, praticamente lui in sostanza ti dà una spadata terribile al braccio destro, ok?
dove il braccio che impugna la spada, a meno che tu non sia mancino, ti dà un colpo terribile al braccio destro. Gli rompo le ossa a vecchia maniera. Il problema è che te l'ha rotto lui, mi sa. Sul braccio? Vai, sul braccio destro ti fa malissimo, ok, ma veramente male. Come danni lui ti fa, perché ha fatto un critico, e quindi ti fa... tu avevi fatto in totale? 45. Quindi più 1. No, più 0. Più 0, quindi ti fa... Non avendo vantaggio è più 0. Allora, come danni ti fa 8 danni, ok? Sul braccio destro. Il braccio destro. Niente, è due danni. Il braccio, però, perché è un critico. Il problema è che è un critico. E ti dico cosa succede. Casca il braccio. Sono, scusami, 2, 3 e 3, 6. 2 danni. Sì, ok. Adesso tira un D100. Andiamo un D100. 57. Porca troia. Ti restano solo due ferite. Allora, praticamente ti ha rotto un legamento. Ti ha reciso un legamento, e quindi il tuo braccio praticamente perde qualsiasi tipo di forza, e la spada che tu reggi nella mano destra ti cade per terra, perché non hai più la capacità di tenerla nella tua mano. In questo momento, tra l'altro, lui ti dice Major, tra l'altro, merda, è gravissimo. Allora, praticamente soffri una penalità di meno 20 a tutti i test, ok? Poi al massimo, per quanto riguarderà il guarirne, ne parleremo poi. E dovranno curarmi, o se il vampiro mi vuole mordere, io mi offro volontà. Ok. Allora, no. Il problema è che adesso ti ha fatto questi danni, ma hai perso la spada di mano, e la tua mano, il tuo braccio destro in questo momento ha come un muscolo ritorto, quindi sostanzialmente non funziona. Il tuo braccio è penzolante al fianco del tuo corpo. Però... il braccio da lei chiamato al momento non è disponibile. Ragazzi, voi fate un altro test di percezione, raga. Speriamo, ci giochiamo il cavaliere. 92. 88. Ok. Aia, Pais, cosa vuoi fare? Io arrivato a questo punto, no, scappare non si scappa. Posso, aspetta, usare un punto fortuna e lo ritiro? No, fallo. Io gli tiro. Fallo, Fra. Oh, 8. Più. Dimmi. Su cos'era, scusa, Perception? Sì. Più 3. Grande, più 3. Grande. Allora, praticamente tu quello che senti è, senti degli schiamazzi nella notte. Senti del rumore. Ma non ha parlato nessuno, non ha detto niente. Nel senso schiamazzi, nel senso rumori di combattimento. Otto, andiamo a vedere cosa succede dal lato dove abbiamo lasciato il nostro Alexander. Ok, corro anch'io. Ok, arrivate e vedete la scena di Ale, che praticamente il povero cavaliere Alexander von Manfred ha questo braccio penzolante, è tutto sanguinante. Gli tiro una botta con lo scudo, Sta buono tu, scappa e basta. E sta reggendo lo scudo, ok, con tutte le sue forze. Vedete che un tizio è svenuto per terra, l'altro è un po' malconcio, ma vedete che anche Alexander è abbastanza messo male. Il primo in iniziativa mi sa che ho. La cosa che dovete fare adesso è dirmi le vostre iniziative. Punto. Io ho 30 di iniziativa. 40. Allora, l'iniziativa è 38, quindi 3. 3 anche la mia. No, questo va pieno, ragazzi. 38. Quindi Alec 40. 40. 8, 38 e Fra ne hai? 30. Ok, perfetto. Quanta agilità hai? Io? Fra? Sì. 27, faccio cagare. Porca boia, allora agiscono prima loro. Allora. Lo so. Posso dire io una... toccava a me, scusa. Tocca a te. Devi andare via di lì, porca. Non vado da nessuna parte, gli tiro una botta con lo scudo in faccia. Vai, provaci. Voglio vedere se sto tizio rimane ancora in piedi. Più... 3. Ok, più 3 hai fatto? Più 3, perché ho fatto 14. Okay. Lo riesci a colpire, ma questa cosa non lo sbilancia. Cioè, lo colpisci nel senso. Riesci a dare un bash. Fargli male, come se gli volessi tirare un cazzotto, ma glielo tiro con lo scudo. Sì, gli provi a fare un bash, no?
e lo, non lo manchi, ma non gli riesce a fare niente. Cioè, non riesce, non, lo riesce, non gli riesce a fare niente. Si è difesa abbastanza bene. Ma che cazzo sei arrivato? Rambo mi è arrivato. Uno della cazzo. Ma se attenzione, Warhammer Fantasy non è D&D. Non, le altre persone sono forti tanto quanto, se non più di te alcune volte. Ho capito, però. Otto, cosa vuoi fare? Allora, anche il merdone. Quello che voglio fare, Umbe, è mentre mi avvicino con i pugnali, con un pugnale sbagliato, urlare fermi in nome della guardia cittadina. Ok, vuoi fare un test intimidire? Vabbè, provaci. Lo so, era più scenico che realistica come cosa. Ho 17 di intimidire. Pensavo di far schifo io con 28. Ma 10! Più 0. Più 0, vabbè. Riesci ad ottenere il fatto che il tizio si volta per guardarti e sembra per un secondo leggermente intontito. Cosa fai dopo aver urlato questa cosa? Ah, mi avvicino con fare minaccioso. Se vedo che, se non vedo che abbassa l'arma, lo attacco. Ok. Mi posso dire anche proprio abbassa l'arma, se non lo fa lo attacco. Vedi che in questo momento sei semplicemente fermato e ti sta guardando. Quindi anche il mio intimargli di buttare l'arma non lo fa? Non sembra buttare l'arma, no. L'importante è che stia fermo. Lo attacco? Ok, vai. Minchia. Zero. Zero. Orca. Direi che è buono, occhio, visto che, occhio, visto occhio, che lui ha fatto meno 4. ti ricordo che sono un halfling, non allora, è che posso fare più di tanto. Probabilmente preso alla sprovvista, proprio perché sei un halfling, lo cogli completamente impreparato. Probabilmente anche il fatto di averlo richiamato all'attenzione l'ha un po' preso ogni sopravvento e riesci a colpirlo. Tra l'altro hai un bellissimo più 4 da aggiungere ai danni. È da tanto che non combatto, non mi ricordo più che faccio. Allora, il tuo successo più la tua forza più la forza dell'arma, in questo caso più il bonus di 4 che ti dà 1. No, il successo è più 4, non ci confondiamo. Okay. Il successo quindi è più 4. Ho capito male io. Più 2. 4. Quindi in totale più 6. Più 6, perfetto. Ok, questo l'hai ammazzato, Marco. L'hai ucciso. Meno male. Io la possibilità di gettare l'arma gliel'ho data. L'hai ucciso. Fai un test di percezione. E mi sono bruciato il fatto che volevo entrare di, poi qui dentro la sera successiva. 35, quindi 0. Ok. Noti che ci sono altri tre tizi che si stanno avvicinando a voi, armati in modo abbastanza, diciamo, casuale. Tipo hanno delle, uno ha un pugnale, l'altro ha una sorta di rastrello e un altro ha una sorta di daga. Proviamola. Allora, io rinfodero il pugnale, alzo le mani e gli dico: sono della guardia e sono qui per parlare con voi. Ci avete attaccati voi, ma noi vogliamo soltanto parlare. Fantasy Charm. E vado a prendere Charm. Più uno. Ok. Uno di questi tre tizi ti guarda e fa: avete ficcato il naso dove non dovevate. E ora sono affari vostri. Dobbiamo. È il nostro lavoro, come voi state facendo il vostro lavoro. Ma in questo caso io non volevo assolutamente arrivare a uccidervi. Ci siamo difesi. Voglio parlare con voi e non sul vostro lavoro, ma su quello che sta succedendo in città. Io nel frattempo recupero la spada. Siamo anche disposti a contrattare. Il tizio ti fa: non credo che i nostri interessi possano andare concordi. Magari sì, magari no. Però se non ascoltate, sicuramente potrebbero esserci ritorsioni. Non ha senso andare a litigare con la guardia in un momento di questo tipo. Magari invece avere un accordo con la guardia potrebbe essere più interessante. Avete ficcato troppo il naso in giro. Come facciamo a sapere che ci possiamo fidare di voi?
abbiamo ficcato il naso in giro ci siamo anche fatti conoscere. Il mio volto ormai è conosciuto nella città per un motivo. Io voglio fermare le spedizioni. Io non sono qui per problemi, sono qui per capire le sparizioni. Voglio parlare con voi. Qui siamo tutti onesti lavoratori, oltretutto conoscerete sicuramente il nostro sergente Rudy. E diciamo che dopo le parole di Marco i tre tizi si guardano e sghignazzando vi vengono incontro con le armi in mano. Ok, a questo punto ho ottenuto quello che volevo. Non sono persone, ma sono collegate. Se sghignazzano vuol dire che sono collegate alle sparizioni. Bene, siamo nella merda. Dimmi Pais. Cosa stai dicendo? Sì, stavi dicendo Umbe e qualcosa. No, si è sbagliato. Cosa vuoi fare, Pais? Non ho detto niente. Ah, ok. Per davvero non ho detto niente, Umbe. Ah, le tocca a te allora. Io ti ho sentito che mi chiamavi. Mi hai detto Umbe, pensavo mi avessi chiamato. Scusami, sento le voci anch'io probabilmente in questo momento. Alexander, sei ferito, vai a chiamare rinforzi. Eccolo. Io ho recuperato, ho solo recuperato la spada perché mi è cascata da terra nell'altra mano. E vai a chiamare rinforzi. Ce la fate, ragazzi? Corri. Ok, riguardo ogni volta e vado a cercare rinforzi. Ok, quindi inizia a correre. Perfetto. Quindi dico verso la caserma. Il posto più vicino. Il posto più vicino dove andare è la caserma, perché quelli che fanno la ronda lì siete voi. O puoi andare in un quartiere vicino per cercare di qualcuno della guardia che fa la ronda in quel quartiere per chiamarlo lì. Ah, beh, in caserma sicuramente ci saranno, il posto più sicuro. Beh, dipende, se per arrivare alla caserma devi passare in un altro quartiere e qualcuno comincia a chiamare, altrimenti vai diretto in caserma. Ok, Otto, tocca a te. Cosa hai fatto? Come sono armati, Umbe? Ho un po' di mal di testa, tutto lì. Merda. Se loro si avvicinano, io comunque sia... loro sono pronti ad attaccarti. Io a questo punto riestraggo il pugnale e gli dico: bene, questo vostro comportamento mi fa dire che siete collegati alle sparizioni. Parlerete con le buone o con le cattive. Ok, ne attacchi uno. Quale vuoi attaccare? Quello col pugnale? Quello col rastrello o quello con la sorta di bastone? Quello più vicino. Sono un altri, non sono un genio della guerra. L'arma più pericolosa è comunque il pugnale. Lo carichi proprio, quindi evita quello. Lo vuoi caricare? Voglio caricare il più vicino, perché se lo carichi ottieni un vantaggio, lo sai. Voglio caricare. Quanto hai fatto? Più zero. Vuoi usare un vantaggio? Sì. Ok. Perché se poi mi colpiscono lo perdo, quindi tanto vale usarlo. Esatto. Ok. Diciamo che in questo caso la tua carica in qualche modo lo coglie impreparato e lui fa due passi indietro, ma non riesce a colpirlo. Ok. Quanto è caricato? È arrivato MacGyver. Allora, uno dei tre tizi MacGyver. I tre tizi fanno guardate l'Halfling. Almeno questi parlano. Guardate l'Halfling com'è coraggioso. Ehi tu, e poi fa quello col pugnale, che sembra un po' quello che ha parlato finora di più, fa Dormir, vai a recuperare quel tizio prima che ci porti addosso tutte le guardie cittadine. E uno dei tre tizi inizia a correre. L'altro tizio invece va ad attaccare Sebastian. Quindi uno attacca te, uno attacca Sebastian, l'altro si è messo a correre e sta inseguendo Paisiello. Allora, facciamo prima l'attacco su di te, Otto. Mm-hmm. Merda. È terribile sta cosa. Ok, io nel frattempo ho fatto più 4. Hai fatto più 4? Ho fatto 0-3. Ottimo, non ti prende. E ottieni un vantaggio. Riesci a schivare il colpo. Praticamente fatto schifo in quello che dovevo andare bene e sto facendo bene in quello che dovevo andare male. Il tizio ti prova a tirare un colpo, ma tu ti abbassi e lo schivi.
Ok, invece l'attacco mi mi abbasso ancora di più. Sì, esatto. Ti sdrai per terra e sfiora leggermente il bottone che chiude il pantalone sulla tua pancia. Vai, Fra, tira anche tu. 22. Ok, ottimo. Allora, fulminalo, Fra. Il tizio con il pugnale prova a colpirti. Ok. E tendenzialmente non solo ti manca, ma tu riesci a sbilanciarlo completamente e finisce con un finisce in ginocchio per terra, ok? Ottieni ovviamente un vantaggio per questo. Fra, tocca a te. Ok. Domanda, quello che si è posto all'inseguimento del nobile cavaliere, sì? È plausibile che riesca a raggiungerlo o aveva già abbastanza vantaggio? Considera che Ale ha un braccio completamente inutilizzabile, correre con un braccio molle non è proprio comodo. Le gambe. Sì, però prova a correre con un braccio che ti fa male. Prova a tirargli allora. Occhio che se fai questo ignorando il tizio che ti sta attaccando, il tizio che ti sta attaccando fa un attacco di opportunità. Anche con una magia? Un attacco di opportunità? Assolutamente sì, perché stai ignorando il fatto che è ingaggiato. Però non posso usare il vantaggio per disingaggiarmi per non dargli il vantaggio a lui dell'attacco? Allora, potresti fare un test di atletica per disingaggiarti da lui. No, atletica sono troppo messo di merda. No. Perché ho 27 in agility e no. E niente, in questo turno tiro su quello per terra. Quello pugnale che mi sembra il capo, e quindi magari provo un'altra tattica. 33, due doppi di fila. Ottimo, mi fai un critico tra l'altro. Accidenti. L'ho fatto allora, anche prima. Sì, lo so. Attenzione, perché non solo hai fatto critico, ma l'hai anche colpito bene. Lui come bonus ha meno 3. Tu hai fatto più 1, 2, quanto? 22 o 50, quindi più 3. Ok, quindi fai più 3 e 4 e 2, scusami, 5, più 5 hai fatto. Più 5. E poi come danno? Lo colpisce al corpo, ok? No, 22 hai fatto, scusami. Lo colpisce al braccio sinistro, ok. No, l'SL era più 2. In più dovrei aggiungere i 4 danni che fa l'incantesimo. Ah, aspetta, perché tu lo stai attaccando con l'incantesimo, perdonami, pensavo lo stessi attaccando con la spada. Niente. No. Ok. Era perché volevo urlargli, voi non sapete che avete a che fare, sparargli il dardo di magia, così magari si cagavano un po' sotto. Ok, ma allora hai fatto 22, quindi lo colpisci sempre al braccio sinistro. Fai i danni, così intanto calcoliamo i danni. E quindi sono più 3, no, più 2, scusa, ho fatto 33. Più 3, più 2, più 4 danni per il willpower, quindi sono 6 danni. 6 danni. E poi il fatto che è critico. E quello dobbiamo tirare sulla tabella delle ferite critiche. Allora, tira un D100. Senti tipo che il colpo ha spezzato le ossa all'interno del braccio sinistro del tizio e diciamo che tendenzialmente vedi che urla di dolore in maniera atroce e fa 3-4 passi all'indietro dolorante. Ok. Io sto correndo. Sì, corri paesello laggiù. Ok. Ale, devi fare un test atletica con un meno 20, però, perché hai questa injury. Aia. Aspetta, atletica dove sta? Athletics. La vedo brutta, umbe. Lo so, anch'io. Oh. Senti questa risata. 4. Hai fatto 4, fatto quindi 4. Più? Ho fatto 4, dovrebbe essere un più 3, perché io ho Athletics 31. Più 3, quindi più 1. Perché è meno 20, ok. Corri. Senti come corri. Corri, paesello, laggiù. Allora, ok, tu hai fatto più 1, eh. Va bene. Non ho mai visto un cavaliere così veloce. Ok. Senza cavallo. Sono addestrato, eh. Sono tileano.
alla fuga veloce lui. No, è che c'è il braccio molle che lo frusta sul culo mentre corre, si fa gidap mentre corre. Ok. Che ok. Otto, tocca a te. Dovrei essere a combattere. Tocca a te, Otto. Poi hai un vantaggio. Non avevo sentito, scusa. Tranquillo. Hai un vantaggio e puoi decidere di fare cose particolari, eccetera, eccetera, insomma. No, provo ad attaccarlo. Vai. E anche col vantaggio, quindi lasci stare. Brutta storia, quanto hai fatto? 80. Aia, ok. Meno 4. Niente, non riesci a colpirlo e sei anche abbastanza sbilanciato da questo tuo attacco un po' goffo nei suoi confronti. Ma non si spaventano del fatto che io ho appena lanciato un dardo di magia? Ma non si spaventano di niente, sti qua. Ci sta. E non c'è paura di niente. Il tizio si è, diciamo, come dire, ha fatto dei passi indietro, quindi comunque l'hai fatto del male, lui l'ha sentito. Sì, ma dire l'altro che si è attaccato a otto, no, però. E gli altri gli ho spezzato un braccio, no. Non se ne è pipato nessuno. No, come vedete è della gente molto poco raccomandabile, comunque. Allora, okay. il tizio che sta attaccando otto ti prova ad attaccare, vai otto, prova a difenderti. Dato che 8 tira, dico che mi preoccupa un po' il fatto, scusami, che avendo fallito anche se non ho usato il vantaggio, l'ho perso. Sì, sì, esattamente. Meno 3. Merda. E questo ti colpisce? Ti colpisce. No, scusami, meno 2, vabbè, però. Ti colpisce, vabbè. Comunque, purtroppo. Ti colpisce comunque. Ti colpisce alla gamba destra. Facciamo una cosa. No, ma è inutile che lo ritiro. Vai, ok, va bene. Praticamente col suo sorta di forcone ti becca la gamba destra, ok? E ti fa 8 danni alla gamba destra. La mia toughness è 37, quindi 5. Yes. Ok, il tizio ovviamente è arrabbiatissimo perché lei gli hai spaccato un braccio, ti prova a menare un colpo di pugnale su di te. Dai, vieni sotto, bastardo. Se spaccassero un braccio, cazzarola. Scusa, domanda tecnica. Yes. La leather jerkin copre il corpo è inteso anche le braccia o soltanto proprio il torace? No, ma devi prendere quelli per le braccia e per le gambe apposta. Torace, perfetto, grazie. Sì, c'è proprio indicato che con fa le... No, non mi 14. Ricordavo più per quello che ho chiesto. Ho fatto okay. 14. Sulle braccia, ma non sulle gambe. Grandissimo. Allora, lui completamente di nuovo sbilanciato ottiene un vantaggio. Io ottengo un vantaggio? Eh sì, tu, perché t'ha mancato. L'ho schivato, insomma. Sì, t'ha mancato. Ok, tocca a Fra. Lui agire. No, tocca a me, sì, perché... Ok, sì. Vai, cosa vuoi fare? Provo a risparargli ancora a sto punto. Vai. La capisci. Magari... 31, quindi sono più 2, quindi okay. Gli faccio 2, più 7, 4, altri 6 danni. Ok. 30, 50, più 2, sì. Ok, vedi che i colpi non gli stanno facendo malissimo, però vedi che lui è sofferente per il braccio spezzato. E meno male. Io ho fatto meno 4. Ok. Con già il bon, con già il malus scontato. Sì, ok. Senti le tue calcagna. Questi hanno dell'armatura addosso? No. Senti, no, sono belli tosti comunque. Sì, sì, sono tosti. Ma sono dei tipi abbastanza sì. strambi. Pais, tu senti che praticamente hai un tizio alle calcagna che ti sta correndo dietro. Lo inizi a sentire che c'è un tizio alle calcagna che ti sta correndo dietro. Tra l'altro, caro Otto, stringo i denti e raddoppio gli sforzi. Ok. Dicevo, caro Otto, mi preoccupa il fatto che pare abbiano anche una sorta di dimestichezza o di abitudine con la magia, perché non si sono fatti impressionare più di tanto. Otto, tocca a te, perché Ale ha fatto, quindi tocca a te, Otto. Ah, correndo sì. Come dici, quando manca la caserma? Dove sono arrivato? Sei più o meno a metà strada. Lo attacco. Ok. Quanto hai fatto? Non te lo voglio dire. Quanto hai fatto? 96 meno 5. Non bene, però. No.
Ok, purtroppo non solo lo manchi, ma in questo caso perdi, vieni anche disarmato. Sì. Per tua sfortuna. Immaginavo. Purtroppo hai avuto anche la sfortuna che ti è riuscita a disarmarti. E i tizi provano ad attaccarvi. Il tizio su di te, 8, ti attacca. Ok. Faccio radere al suolo questo posto. Ancora, porco Giulio. Meno 4. Aia. Ti fa 10 danni sulla gamba sinistra. Ti prova. Dieci danni. Avendo capito che sei un tipo difficile da colpire in testa, ti prova a colpire i piedi e quindi ci riesce. Quindi Togli la toughness. sette, sì, sono comunque 7 danni. Che cazzo. Sono a 12 su 13. Porca troia. Finché i dadi non collaborano stasera, va così. Però c'è qual quadra che non coda. Questi non si sono messi paura di niente. No, beh, sono semplici. Ascolta, se sono dietro le sparizioni, è ovvio che siano Sì, gente sì, tosta, sì, sì. ok? Siamo andati un po' troppo a muso duro a sfidarli per colpa della mia idea cretina, e adesso stiamo pagando le conseguenze. Capito, Otto. Per quanto vuoi, uno gli abbiamo dato una botta sul braccio, cioè almeno fermarsi per dire cazzo, questi neanche sono sprovveduti. Pais, Si questa vede è che una hanno tua paura, idea. Bravo. hanno più paura delle conseguenze che di noi. E allora c'è un vampiro per forza. Oddio, sto per morire. Hai fallito il test di Paesiello? Non si può più parlare con voi, ragazzi. Io ve lo dico proprio col cuore. Hai fallito il test di Paesiello. Guarda, anche Marco mi sa che ha fallito il test di Paesiello, è capotato una serie. Allora, fra il tizio prova a colpirti. Ma non mi puoi fare un test di paesiello prima e poi farmi colpire, non vale. Sì, vai. Usti, 8 signori, grasso 8. Ti manca Dimmi. completamente. Non ti ci mettere anche tu, ci abbiamo già quell'altro, non ce la posso fare. Ma Guarda, ti sai manca che cosa mi fa più completamente. paura di 3 avventurieri? Ci sono altre cose che fanno più paura. Soprattutto di te, Ale. Arcaon. Sì, Ale, devi provare a fare un test di atletica e qui opzionale puoi fare anche un test di percezione. Allora, io Vuoi uso un spendere un super resort? Va resolve. bene, quindi ignori tutte le cose. Cosa vuoi Proviamo fare da meglio prima? tutto. Prima atletica, Facciamo vai. quello di atletica. Facciamo Vai. quello di atletica. Più 2. Ok. Scusa, tocca già Ale, io non faccio niente. Ah sì, adesso ti faccio attaccare, tanto questo non cambia perché siete in due posti Faccio diversi. anche la percezione se la posso fare. La Sì? faccio 72, quindi un cazzo. Meno 3 di Ok, percezione. niente. Il tizio ti sta raggiungendo, Ale. Cacci tua. È a 3-4 metri da te, come distanza. Accelera, accelera, Senti accelera. il fiato sulla tua gola. Vai, Fra, scusami, puoi fare Mi viene l'attacco. davanti, scusa. Sento il fiato sulla gola. E Caccia, ovviamente io fiatta, continuo ad boomerang. attaccarlo. Vai. 20, ok, Più? quindi più 3, quindi va bene. Sì? E quindi sono 4, 5, 6, 7 danni ancora. Ah, questo è un bel colpo. Questo lo ferisce abbastanza bene e vedi che cade per terra. Sì, Ma anche prima non era caduto, si era già rialzato. si era rialzato per Maledetto. attaccarti. Non perde un Rambo turno per questo. rialzarsi. No, perché ha movimento e poi ha un'azione. Certo. 8, Ah, tocca sono a te. Rambo questo. Cosa vuoi fare? Fuga! Ok, vai, testi atletica. Bravo, bravo, No, 8. Alleluia! Aspetta, ho fatto 2, vado a vedere quanto più è. Più 3. Ok, incomincia a correre. In che direzione vuoi correre? Stessa uguale a quella di Ale o un'altra?
No, perché l'idea è che se comunque corre, magari è stato magari Alexander è riuscito a seminare il tizio, qua sotto la dietro me lo piglio in faccia io. No, corre in una direzione differente. Ok, perfetto. Verso cosa vorresti correre? C'è un obiettivo o in questo momento è l'unico che tu interessa è scappare via e basta? Il mio obiettivo in questo momento è scappare via e basta. Ok, perfetto. Tocca ai tizi. Il tizio che... L'idea sarebbe cercare magari... So che Alexander è attraverso comunque la caserma. Ok. Non lo so se magari sappiamo di altri quartieri dove potrebbe esserci un'altra ronda, magari cercare di andare a incontrarla, non lo so, l'idea è quella. Ok. Va bene. Il tizio che sta combattendo con te prova a inseguirti. Frame invece il tizio che sta combattendo con te prova ad attaccarti. Ok. Nessuno che prova ad arrendersi, che cazzo. No. Merda. Quanto hai fatto? 89. Merda. Quanto hai fatto? Tanto. Però aspetta che c'è i punti bonus. Quanto hai fatto? Parliamone. Trattiamo. Quanto hai fatto? No, devi scegliere se usare i punti fortuna o c'è i punti vantaggio. No, perché non pensavo me lo dicessi. Di uso sì, ne ho 6. Sono io sono due di punti fortuna. Sono un altro. I vantaggi. Aspetta, l'unica cosa, come fai a averne 6 che ha attaccato 1, 2, 3 volte? No, ogni volta che schivavo avevo un punto bonus, quindi sono 3 turni praticamente che colpisco, 3 turni che schivo. Quindi metti un più usarlo. 60 alla tua caratteristica. Quanto è aggiornato più 60 alla tua caratteristica? Stiamo parlando di botte, giusto? Sì, assolutamente. Weapon skill. Aspetta. Non ti conviene ritirare e metterci. No, aspetta. Allora, io di melee basic ho 43. Quindi più se 60 metto... fai 100. Ok, quindi... Quindi di fatto rotto. Hai fatto più 20. L'ho aperto in due solo con lo sguardo. Hai fatto più 20, ok? Ok. Il problema è che lui ha fatto più 40, quindi ti becca. Ma no, com'è possibile? Sì. Fatto più 4, tu fai fatto più 2. Il che significa che ti colpisce, ok? Però hai fatto bene a usare i vantaggi perché ti avrebbe comunque colpito, quindi li avresti persi tutti. E in più hai ridotto il numero di danni, perché l'SL si è abbassato di brutto. Quindi invece meno che, male. Sì, perché se prima era terribile. Quindi in questo caso ti fa 2 più 6, 8 danni. Dove? Te li fa al corpo. Perfetto, quindi sono 6 meno l'armatura che ho sul corpo che mi dà 1. No, sono 8 danni totali. Sono 8 danni totale a cui tu togli. Sì, a cui io tolgo, quindi va 7 per l'armatura sul corpo. Tolgo i 2 della toughness, ne prendo 5, sono già a metà. Ok, perfetto. Allora, a questo punto tocca a te, Fred, attaccare. Vabbè, attacchiamo. Ok, buono, 22. Perfetto, hai fatto un critico. Sì. Figata. Quindi più 3, 4, 5, altri 7 danni. 7 danni. Ok, allora tira per il critico. Ok. 21. Adesso tiri figli. 22. Vaffanculo. Ok, l'hai preso il braccio sinistro. Ti se ne ancora? Era già morto il braccio sinistro? Però lo prendi sempre lì. Io lo amputo. Devi staccare il braccio sinistro. Praticamente ammorsi. Ammordi. Allora, Ammorslib. E quanto hai fatto? 21. 21, quindi No, del critico era 22. Praticamente adesso sul di 100 metri di tiro ho fatto 21. Ok, gli hai staccato il braccio e lui muore. Sì, maledetto. In una pozza di sangue. Era un braccio portante. È scato giù. No, è morto per dissanguamento. C'è l'arteria, muore di sanguato. Cioè. Ok. Il tizio è morto. Ale, tocca a te fare l'ultimo test di atletica prima di arrivare alla caserma. Cerca di farlo bene. Uso un'altra volta la possibilità di ignorare i malus. Ok, quindi togliti un resolve point. E me ne è rimasto solo uno. Ok. Questi non li recuperi, ti rimarranno così. Ah. Eh sì, anch'io non li ho più recuperati.
recuperi la... c'è proprio una No, allora vi spiego questa cosa così lo sapete. E ci sono i punti fate e i punti fortuna, i punti resilience e i punti resolve. Sono collegati a 2 a 2. Fate e fortuna sono collegati. La fortuna la si può spendere e la si recupera tanto quanto è il valore dei punti fato ogni sessione. Quindi, se tu arrivi a 0 punti fortuna, la sessione successiva avrai tanti punti fortuna quanti punti fato. I Quindi punti se fato. avevi 3 punti fatto, la sessione successiva ne avevi speso 3 punti fortuna, ti tornano tutti e 3. Se invece spendi il Esatto. fato non ti torna, è il master che bontà sua te lo deve far recuperare in qualche modo. E non solo, se tu spendi un punto fato, spendi un punto fato e un punto fortuna. Quindi Ah quando tu sì, mi spendi i raccomando. punti resolve, tu praticamente lui ti dice, Sì, ok, sei quindi a praticamente posto. immaginate di avere 3 punti fatto, 3 punti fortuna. Spendi un punto fatto, te ne avevi anche uno di fortuna. E la volta successiva ne avevi 3, adesso ne hai 2, ne Due. recuperi 2 di No, scusami, resilience. scusami, i resolve sono uguali alla fortuna, quindi ti ritornano, perdonami. Sono i Sì, punti resilience resilience. e resolve funziona come fatto e fortuna, dove Esatto. resilience è il fatto e Esatto, resolve è fortuna. uguale. E io sto spendendo resolve. Esatto, sì, quindi ti ritornano. Certo, tornano, ok, comunque Certo, anche che vedo. ho fatto più uno. Però la differenza rispetto ai punti fortuna dei resolve si ottengono soltanto se il Dungeon Master o il GM pensa che hai fatto qualcosa che ti permetterebbe di farlo in base alla tua motivazione. Voglio salvarmi la pelle, voglio sopravvivere. Non conta. Quindi vai, fai il test di Ho tirato 21. 21, quindi hai un più. 1. Buono. Più 1. Il problema è che lui fa più 2, quindi ti becca. Ti ha beccato, Pais, prima che tu riuscissi ad arrivare dalla guardia cittadina. Mi piando il pugnale in un occhio. Ok. Hai un braccio andato. Col Capito? L'altro terzo no, però. braccio. Col terzo braccio, non è come la Provaci. guardia di Aldo Giovanni e Giacomo. Provaci. Prova a piantargli un pugnale. Per questo round non ho ancora malus, giusto? Per questo round no. Ok, allora più uno. Ok, lo manchi. E tocca a Otto a scappare. Ok, allora io ti dico, tu mi hai chiesto se voglio fare qualcosa di particolare mentre scappo. Yes. Onestamente, io non so com'è l'ambiente attorno a me, ma quello che cerco di sfruttare il fatto che sono basso. Ok. Meno 4. Porca troia. Il tizio ti riesce. Vedi che è già alle tue costole. Però, nonostante ciò, stai cercando il più possibile di sfruttare pertugi negli edificati, eccetera, eccetera, per cercare di almeno seminarlo e nasconderti. Però, Esatto. in questo momento, non ti sta riuscendo molto No, esatto. Sai bene. cosa? È che l'idea è probabilmente che volevo passare in un posto basso e stretto. Il basso c'era, lo stretto no. Tu con lo stretto hai difficoltà, Otto. Ma che bastardo che ti ricorda questa cosa, poi dopo gli si Ha capito? lamenta Voi mi della avete detto che pancetta. c'ho la panzetta. Hai capito? Allora, i tipi ovviamente reagiscono a questa cosa. Il tizio su di te che ti ha bloccato e ti ha buttato per terra, ti prova a dare un colpo. Vai, Pais, tirami di. Questa Col volta hai... malus? Eh sì, hai meno 20. 78. E quindi un Più meno 98 tre, fallimento. meno 5. E Pais, ho una brutta notizia. Questo ti becca la testa. Ti becca la testa. E lui ha fatto più 3. Più il tuo meno 5 sono 8. Più 6 fa la bellezza di 14 danni, Pais. 14 danni Sei unconscious. Vai a 0 e sei unconscious e becchi una critical wound. da sotto zero. No, si ferma a 0 e becca una Sì, sì, critical sì, wound. sì, 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 sì. Ma porco Giuda. Pais, tira un D100 per vedere qual è la critical wound. 76. No! Terribile, Pais. Porca troia, poi sul corpo proprio. Sulla testa, peggio ancora. Vabbè, sarà brutto. Allora, Avrò una connessione più praticamente, profonda col speriamo che ti Sigma. tagli solo il naso, un orecchio, magari i Allora, capelli, un occhio.
Ok, allora sostanzialmente succede questo. Praticamente la tua testa praticamente viene sbattuta ripetutamente sul pavimento sul selciato Se usassi un punto fato. della strada. Potresti usare un punto fato per Per fare che danno? Cioè, per togliere tutti questi, per annullare tutti questi danni? Annullare tutti questi danni, però diventeresti comunque unconscious potenzialmente. No, in realtà Sì, no, annulli tutti i hanno. danni. Ora, No, void solo all tu. damage for one Sì. source. Allora, il problema qual è? Sì. Che puoi evitare tutti. Puoi diventare incapacitated invece di morire, o eliminare tutti i danni da una fonte. Ovviamente questa cosa qua Diminuiti i danni. questo, il punto fatto non lo recuperi. Lo so, però meglio Ok, recuperare questo, meglio usalo. non recuperare Secondo me ha senso usarlo. Ti questo. spiego il perché. Perché ti beccavi delle penalità terribili per un di 10 Sì. giorni. Quindi Sì. è Che terribile. potevano diventare poi anche permanenti, oltretutto. Ok, niente. Il Almeno tipo di. prova a tirargli un'altra pugnalata e vediamo. Tocca a Fra però prima. A parte che devo fare prima. Vabbè, io ti tiro ovviamente a quello che sta inseguendo 8. Ok, fai un test di atletica. Perché? Perché mi sta correndo il tizio. Ah, non posso tirargli da lontano. Lo so, ma devi Voglio comunque fare una correre. magia. Corri e poi fai la magia. Ah, ok, Ah, va bene. ok. Ok, quindi meno. Meno 3. Vabbè, prova a fargli la magia. Fai fatica a stargli dietro, ma in lontananza lo scorgi, provi a colpirlo. C'è 16, non è 19, no, è girato. Non era un 9, ma un 6, cambia niente. Comunque di 16, 16. Conta l'1 Sì, praticamente. ti conta l'1, ma il problema è che è una penalità di meno 3, quindi è come se avessi fatto 40, quindi 4. Vabbè, non è un problema, ho 50, quindi chi è? Quindi è più Ah, uno. poco, Sì, passo vai, vai, col più 1, tranquillo. quindi. Chi è? E Beh. affanculo. E gli faccio Qual è il tuo problema se non sai quindi. correre? Ho capito, atletica di merda, faccio anche l'accademico, non è che in linea col personaggio, voglio dire. Corpus anus in mente sana. No, era Sì, ci sta, l'altro, era sperando da diverso. almeno so corpus anus, però lo tagliamo Mente sana in corpo sano. gli faccio 5 danni sperando di dare spazio a 8 per scappare. Quanti Cioè, danni che gli fai in prende un colpo totale? da. Gli ho fatto 5 danni perché 4 del willpower più l'uno del successo sono 5. Ok. Si sbilancerà in qualche maniera dopo aver preso una trambata da dietro. Sì, considera che lui elimina la toughness però dai tuoi colpi, eh. Questo è Jean-Claude Van Sì, ma Damme. no, non che muoia, però visto che sta Jean-Claude correndo. È il John Wick dei Portuali, Sì. questo, però, vi, però, fanculo, però visto che sta correndo, io immagino che se ricevi un colpo che ti fa dei danni, per quanto comunque non muori, si sbilancerà, perderà velocità, Questi sono impeto. immortali, sti cosi qua. Questi lavorano con Fra, devi pensare che sei Bloodborne Dark. molto. Immortali. Devi Il mio l'ho pensare. fatto fuori, eh. Pe pensi una. No, allora, immortali non sono, ma il problema sono questi. Sei molto lontano, il tuo incantesimo non è così forte. E lui ci Ho toglie. capito, E lui adesso ci non è che toglie. devi E lui ci. E lui ci diminuire toglie. così No, ma tu l'incanto. mi dici. Cioè, capito che tu mi dici una cosa, tipo, questo verrà cappottato dalla roba. Però il problema è che non. No, cappottato, Cazzami! cappottato no. Vabbè, Però, tipo, l'hai ad esempio, io colpito. ragiono su di me, che sono una pippa. Ho 10 punti Ma ferita. certo, l'hai Arriva nella colpito. schiena un colpo che mi toglie la metà dei miei punti ferita. Dici, quantomeno perderò velocità. Non lo so, quello dico. Certo, ma il problema è che devi considerare che lui toglie la toughness dal tuo colpo. Quindi se tu fai 5 Ah, danni. sì, no, non ha preso i 5 danni. È Cioè, però il quello il colpo l'ha punto. preso. L'avrà sbilanciato Sì, qualcosa. l'hai preso. Scappetto, topo. Scivolerà su Questo qualcosa. mangia Ale, tocca. pane e guardia cittadina la mattina. Ale, tocca a te, pane, guardia cittadina, dai. Vedi, vedi No, il suo sopravvivere. Io gli tiro un'altra pugnalata, se non Dai, che muore, che manca cazzo devo poco. fare? Vai, Non posso, non provaci. possiamo giocare così. Tiro Provaci. una pugnalata. Sì, i cazzi, 75. 75 non lo riesce a Provo colpire. Non a è serata. divincolarmi, provo a fare qualcosa. Non riesci. Cioè, è sopra di te e ti sta cercando di sbattere la testa contro il selciato per farti perdere conoscenza. 8, tocca a te. Allora, io continuo a scappare e
provo nel frattempo anche a buttargli qualcosa in mezzo ai piedi per allenarlo. Ok, mi sembra un'ottima cosa. E fai un test di atletica e poi se vuoi puoi fare un test di percezione. Atletica è andato molto bene, ho fatto più 4. Perfetto, ottima cosa. Il test di percezione... No. Ok. È scappato il dado. Addio dado. Arrivo. Ok. Aspetta, arrivo. Vai, tranquillo. Ale, intanto ti faccio l'attacco su di te, ok? Aspetta che mi difendo. Vai. Porca troia, Pais. 12! Sì, ma quanto hai fatto? No, ho fatto 12, ho fatto più 3, meno 2, più 1. Merda, ok. Il tipo ti dà un cazzottone di nuovo... però questa volta ti dà un pugno, ti fa una vecchia sostanzialmente, ti dà un pugno una ginocchiata nella coscia, praticamente sull'inguine sostanza con il suo pugnale ti infilza nell'inguine, ok? Pure sì, e ti fa, tu hai fatto più uno, quindi ti fa 9 danni sulla gamba destra. 9 meno 3, no, niente. Ok. Niente. Tira un di 100. Beh, a 0 in sostanza e prendi una ferita critica. E 70, mi sono cadute le unità, aspetta che te lo ritiro. Vai. 71. 71, ok. Aspetta, vado a recuperare il dado. Praticamente ti ha... Ho provato, ragazzi, mi dispiace. Ti ha un po' squarciato il muscolo. Ti ha squarciato un po' il muscolo della gamba. E sei unconscious. Ma l'ho sciancato. E merda, la tua gamba in questo momento è inutile. Mamma mia. In questo momento la tua gamba è inutile. E potenzialmente, se non viene curata, potrebbe dover essere amputata. Gamba di legno. Oh, se c'è qualche vampiro che mi vuole moccicare, io sono allora. Ti vendo immediatamente. Ok. Paisa ha perso conoscenza. Yeah. Tu, Marco, riesci praticamente a infilarti dentro una sorta di grata sotto un edificio. No, gli sto spiegando cosa ha fatto prima, perché gli è caduto il dado. Esatto. Non riesci a trovare nulla che si frapponga tra te e lui, però riesci a infilarti in questa grata che sia tipo di questa sorta di tombino ti infili nella grata ed è molto stretta per lui, questa è tipo una bocca di lupo di un edificio. Ottimo. Fra, tu cosa vuoi fare? È mica tanto. Continua a tirare su quello che sta importunando Otto, per forza. Vai, fai sempre un test atletica per raggiungere, perché è un po' più lontano da te, ma per il resto. Sarà fermato. Sì, adesso sì. Vabbè. Però prova a raggiungere. Vabbè, dai, 17. Ok, buono. Perfetto. Buono. Non hai penalità, quindi per tirare. Vai. Ottimo, okay. Ottimo. Perfetto. 10, Figaro, sì. Più 4, 8 danni, devi morire, maledetto. Ma se ci metto su anche i bonus che avevo prima, gli faccio più danni? Non hai bonus da prima. Ne è uno. No? Ne è uno. E l'ho colpito prima, la domanda è se glielo metto, gli faccio un danno in più. Sì, però no, lo tengo per il test eventualmente dopo. 8 danni hai fatto? 8 danni, sì. Okay. 4 più 4, 8. Sì. Ok, l'hai sbilanciato questa volta, sei contento? Fanculo, devi morire, te l'hanno sbilanciato. Ok, Ale è inconscious. 8, puoi tentare in questo momento, se vuoi, fermarti, hai due opzioni. Visto che dovevi la retta prima, adesso muori. Se lui non riesce facilmente a raggiungermi, posso provare col secondo pugnale a pugnalarlo mentre lui cerca di magari entrare a raggiungermi. Tu puoi in questo momento, allora, il tizio non può entrare qua dentro, non perlomeno dalla via da cui sei entrato tu non può entrare. Quindi fatta questa riflessione puoi scegliere di fare diversi tipologie di test, se vuoi continuare a scappare oppure nasconderti. Nascondermi e prepararmi a un'eventuale imboscata. Ok, fai un test di stealth allora. Alleluia, qualcosa di buono. Più uno. Ok, ti nascondi e senti che il tizio non ti sta più seguendo.
Il tizio ovviamente va verso Fra, corre verso Fra e lo farà almeno un test di atletica, era lontanissimo, l'ha fatto manculo lui è comunque lontanissimo, vabbè. Questo è il mio di Uber Strike. Ti sta venendo incontro con il rastrello spianato. Questo dei miei proiettili, questo, che ne sai? Fra, tocca a te. Ah, tocca a me agire? Eh sì, certo. Ah, pensavo mi attaccassi. No, scusa. No. Che preghiere conosci, Fra? Non è un mago, non è un prete. Uno. È secondo uno che fai, grande. È fortissimo oggi. Fra, ma prima ho fatto 10. Devo dire che se l'altro giorno Man of the Match era Paisiello, oggi è Man of the Match Sebastian. Madonna. Decisamente Sebastian. No, 9 danni, deve morire. 9 danni. Deve morire. È morto. L'hai ucciso. Se si rialza. L'hai ucciso. Signora. No, l'ha ucciso. Porco Giuda.